Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Non ci risiamo, questa è un'altra pagina. Ad ottobre 2018 il comune di Capri sottoscrive con la Dedolus Capri Mals, una piccola azienda di Capri, il contratto per la gestione del centro congressi, che chissà perché non ha avuto mai dei buoni esiti nel passato, con una giovane società e ovviamente con il vincolo di tenere vivo il cinema. Questa società, diciamo, molto timidamente inizia la gestione, effettua il cinema così come il comune obbliga a fare per i bambini, per i grandi, spazi per le associazioni di volontariato e tutto. A un certo punto esce fuori un contratto di fitto tra la Dedalus Carimanz e la Gori. Questo contratto di fitto viene ad inficiare il rapporto col comune, perché sembra che al Comune di Capri nessuno abbia autorizzato questa operazione né il fitto di altri uffici. Andiamo a vedere. In effetti la Capri Mads paga mediamente 1.125 euro al mese per il fitto di tutta questa struttura tranne l'ultimo piano e più IVA ovviamente, e fitta gli uffici a una società privata, è una società che si chiama Gori. Tutti sappiamo che la Gori è la società che gestisce il servizio idrico integrato anche sull'isola di Capri, che è una società che per ovvi motivi non è particolarmente gradita ai capresi. Ecco qui, sì, siamo agli uffici della Gori e non solo della Gori. Proviamo a entrare. Come si chiama? Donna. Qui ci sono altri uffici. Sono stati fittati in una società privata, uffici poi degli albergatori, dei commercianti, che credo non paghino niente per questi spazi, però intanto gli uffici della Gori e quest'altro ufficio qua sono una bella resa superiore a quanto questi corrisponde al Comune di Capri. Sta girando un video in rete proprio su questa questione. Ritorniamo all'esterno. Questo è il fatto, non si sa la Gori quanto corrisponde al gestore del centro congresso e sala cinematografica, ma si sa solo che questo contratto di fitto, se è stato autorizzato, che c'è l'autorizzazione del comune, certamente è stato fatto dalla precedente amministrazione comunale, l'amministrazione del Martino Bozzoso. Qualora non fosse stato, beh, sarebbe motivo di risoluzione contrattuale immediata e anche certamente altri reati. Qui ci sono i bagni pubblici a cui accedono i turisti e che coprono una vasta area anche esterna, dove il gestore è tenuto a tenerli sempre belli, perfetti, a regola d'arte. Vogliamo dare un'occhiata? Toilette dei maschietti sono vuoti, per cui entriamo tranquillamente alla telecamera. Qui già c'è il primo benvenuto. Guardate a terra in che condizioni è. Probabilmente stamattina nessuno si è preoccupato di farci una pulitina. Vediamo anche il bagnetto delle femminucce, non c'è nessuno, ne siamo sicuri al 100%, per cui accediamo, vediamo com'è la situazione. Beh, non è delle migliori, ma neanche delle peggiori, questo dobbiamo dirlo per onestà. Ah, il secondo bagno delle femminucce è interdetto da secchio, scopa, paletta e mazza per lavare a terra. Tenete conto che questa immagine la stiamo girando, sono all'incirca le 11 di mattina. Acqua ce n'è in abbondanza, credo. I rubinetti, ci si può fare anche la doccina, lavandosi le mani.
sapone non ce n'è, però funziona l'asciugatore per le mani. Il bagno portatore di handicap, che è molto importante, deve essere particolarmente tutelato, perché è una questione di civiltà. Ecco, qui c'è la luce, per fortuna. Sì, c'è un po' di mattonelle, un po' di catene, scatole e tutto, bagno sporco ovviamente, ruggine ovunque, distributori tovagliolini senza tovagliolini, vediamo se funziona l'acqua. Ah no, non posso neanche scaricare perché l'acqua non funziona. Perfetto, bellissimo biglietto da visita. Speriamo che i turisti possano accedere ad altri servizi, non a questi qua. Bene così. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni. Intanto in rete sta girando un video dell'avvocato Gaetano Simeoli, che ha sollevato il problema, dove si parla anche di un danno erariale da parte del comune, cioè il comune se lo poteva affittare da solo l'ufficio alla Gori. È una situazione un po' complicata, è molto difficile. In effetti tutte le gestioni qua del centro congressi da 20 anni a questa parte sono state tutte molto complicate e molto difficili. Buona giornata.